nuovissimo video. Io sono Tipo Bordona, ragazzi, e oggi siamo nel Gran Premio di Canada con una pioggia a dir poco fortissima. Oggi, ragazzi, clamorosissima 18ª posizione per noi. Finalmente, ragazzi, sono riuscito a fare una qualifica decisamente meglio in confronto all'altro, che ero sempre ultimo. Ecco, ragazzi, invece Fittipaldi partirà 20esimo, raga, clamoroso. Sono per la prima volta davanti al mio compagno, credo, non lo so, raga, mi sembra un sogno. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere, attivare la campanella per non perdermi sull'altro video. E comunque, ragazzi, dopo che finirò questa gara, in teoria dovrebbero arrivarmi dei pezzi importanti che dovrebbero farmi scalare la scuderia Alfa Tauri nella classifica di ricerca e sviluppo, ragazzi. E vabbè, spero che questa gara vi piaccia, anche perché spero, raga, veramente che ci sono molte lotte. Vai, via. Abbiamo davanti le due Aston Martin di Stroll e Sebastian Vettel. Si spengono. Ora è la mia prima gara sotto la pioggia, incredibile. Attenzione, che c'è subito guadagno Joe. E anche Fittipaldi. Proviamo a fare una staccatona pazza. Oh, diamo all'esterno in maniera clamorosa. Ruotata con Fernando Alonso. Super partenza. Mamma mia, che pioggia però. Che pioggia. Oh, raga, che pioggia, non si vede niente. Oh, quasi la sbinna anch'io. Oh, ci siamo presi Fernando Alonso. Mamma mia, che partenza incredibile, super partenza per Andre Power Zero. Attenzione, veloce subito Fernando Alonso, che si vuole riprendere la mia posizione. Intanto là davanti lottano Ricciardo e Schumacher. Super partenza, raga, cosa sta succedendo? Tanto qua. Oh! Contatto con Daniel Ricciardo. Raga, ma sbaglio? O la New Power Racing è decisamente meglio sulla pioggia, raga? Non vorrei dire cazzate, ma sembriamo molto più forti, raga, sul bagnato. Ottimo, dai. Super partenza però intanto, raga, continuo a dirlo, di Andre Power 09. Non credo ci siano dei box perché non ho visto contatti dietro. Vabbè, qualche contatto sì, ma alle danneggiate no. Tanto Fittipaldi, raga, voglio due secondi vedere che partenza, raga. 13esimi siamo. Fittipaldi, porco, raga, era 20esimo, 17esimo. Stroll ha fatto una brutti. Poverini, raga, Stroll e Latifi, che sono il proprio di casa e devono fare così schifo. Oh, raga, ma è difficilissimo però. È la mia prima gara, raga, sotto la pioggia di Formula 1. È difficilissimo, veramente. È veramente, ma veramente difficile. Attenzione, dobbiamo difenderci da Fernando Alonso, che è veramente agguerrito. Ah, raga, in sta staccatone è molto difficile rallentare tutto. È molto difficile questa staccatona, secondo me devo rallentare un pochino prima. Buono, vai! Ah, penso di aver fatto una buona riparte. Vabbè, dai, gli sto attaccato. Mamma mia, ragazzi. No, dall'esterno qua siamo matti, però potevamo. Perché in effetti un po' rallentato Ricciardo. Tra l'altro, raga, il nostro rivale Daniel Ricciardo. Sarà, raga, 18 giri tutti così.
Tutti cos'è tutto il... Fernando Alonso all'interno, niente power 09. No, ma andare all'esterno, che cacchio dico, raga, ma so almeno distinguere l'interno e l'esterno. Non credo. Attenzione, ci prova Alonso. No, qua non si può. Cops non si può. Madonna, ma Alonso, ma raga, ma che cacchio fa Alonso? Alonso, non iniziare a farmi incazzare. Non, anche te non ti ci mettere, per favore, che c'ho già Zu, Gasly, Latifi, Stroll, tutti, dai, non ti ci mettere anche te, per favore. Che siamo già in troppo, eccolo lì. Mamma mia, come mi sono difeso. Un po' illecito, però vabbè. Qua è, vabbè, primo avvertimento. Io, raga, ruota ruota, Gasly Alonso. Ruota ruota. Mentre mi devo avvicinare a Daniel Ricciardo. Intanto lì dietro, mamma mia, è lotta tra Gasly e Alonso. Mamma mia, quasi mi spacco l'ala. Intanto, raga, sto a 3 secondi. Stanno ancora lottando. Buono, 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 buono. Sto guadagnando allora, sto guadagnando, vai, vai, vai. Sto guadagnando tantissimo. Hanno smesso di lottare, hanno smesso, smesso, smesso. C'è molta ansia in casa New Power Racing. Ah, quanto è difficile era quella staccata non libero. Charles Leclerc 1:23.604, nuovo giro veloce della gara. La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Io, raga, però nella mia strategia ho deciso che non vado ai box. Faccio tutta la gara così, senza andare ai box, perché dalle previsioni del tempo hanno detto che non ci sarebbe stato il sole. Magari sarebbe diventata un po' più leggera verso il dodicesimo giro, però non sarebbe mai andata via la pioggia, quindi no. Adesso la vado a scappare da Fernando Alonso e allo stesso tempo prenderci Daniel Ricciardo, almeno provarci. È molto difficile perché c'è la McLaren che è decisamente meglio della mia di macchina. Eppure, raga, lo stiamo tenendo, e anche se con un po' di difficoltà, ma lo stiamo tenendo. Sarà decisamente grazie alla pioggia. Credo, raga, che in quella curva lì, se la faccio in un certo modo, un decimo, due, credo che me li prendo. Dietro di te si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. Ripeto, 5 decimi a giro. Sì, un secondo in due giri mi ha già guadagnato. Ma cacchio è possibile? Mamma mia, raga, che fatica, però è molto difficile. Mamma mia, quasi andiamo a muro. Vabbè, a parte che avrei usato il flashback, ma dettaglio incredibile.
Ah, forse ho capito un modo un pochino per farla decisamente decente. Ah, un pochino ci ho guadagnato però su Alonso. Vabbè, adesso Ricciardo mi scappa perché sto a lottare con questo. Oddio! Mamma mia, ho lisciato il muro in una maniera. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Ma sta zitto Alex. Io corro come voglio. Oh, ma no, non vorrei dire, ma sta già iniziando a piovere un po' di meno in confronto a prima, Non vorrei che dovessimo subito cambiare le gomme perché sarebbe una cazzata. Condizioni veicolo. Cosa Condizioni mi veicolo. ripeti? Ma questo è sordo. Condizioni veicolo. Ripeti, abbiamo Ma problemi di ricezione. vaffanculo. Condizioni veicolo. Il segnale è disturbato, ripeti. Madonna, ma ti... Brava. Io sto perché ho fatto il flashback, come cazzo ho fatto? What the fuck? Non lo so. Vai. Condizioni veicolo. Condizioni delle gomme ancora Oh. neutre. Gesù. Bandiera gialla. Bandiera gialla? Circuito di pista nuovo. Stanno sventolando la bandiera gialla. Oh! Riduci la Charles velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una Leclerc! penalità. Oh, Rallenta immediatamente. clamoroso! Clamoroso! Safety! Raga, allora non so se andare a cambiare le gomme, sinceramente, sinceramente. Guardo quelli davanti se ci vanno o no. Raga, potrebbe essere... No, raga, io decido di non andare ai box, no, è un po' troppo rischioso. Mamma mia, colpo di scena! Safety car! E qua, raga, possiamo agguantare una bella decima posizione per noi. Perché non siamo molto distanti da Schumacher e Ricciardo. Oh mio Dio, colpo di scena! Colpo di scema, si ritira. No, no, sono ancora i 22. Colpo. Ma poi scusa, no, io dopo, raga, quando finisco il video vado a vedere il replay perché voglio vedere come ha fatto. Al settimo giro, ok. Mamma mia, colpo di scena. Charles Leclerc sbinna e se ne va a quel paese. Ma non credo, raga, che fosse programmato, tipo, Programmato, raga, nel senso... Torna subito alla Raga, guida. allora, ecco, una roba difficile adesso. Come cazzo faccio a fare sta... Sto rettilineo qua che devo frenare, raga, non lo riesco a fare io. Devo frenare 14 anni prima. Ok, perfetto, sono riuscito a farlo. Non toccarlo che mi danno la penalità, raga, sì, lo so. E poi raga, vediamo un pochino la situazione in casa di Power, vabbè, si dice sono per forza. Colpo di scena, raga. Continuo a dirlo fino alla fine. In nessun momento che vai, box. Posso ancora riscaldare le gomme, raga, perché sennò qua sbinno. Posso fare un po' così, però. Mamma, e raga, adesso... Oh
Ops. Raga, vabbè, ci vediamo appena riparte la gara. Oh, subito? Oh raga, dobbiamo stare attaccati a Ricciardo. Ma io gli sto attaccato, non me ne frega niente, zio. Guarda già come sta scappando, guardalo. Guardalo come... Guarda come mi vuole chiudere proprio l'interno. Faccia, dai. Vai! Altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Come raga? Perché mi ha dato la penalità di 3 secondi? Ma no, 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 no. Non voglio allora rischiare. Cedi la posizione. Siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Ma dai raga, guarda che stronzo! Guarda che stronzo, Ricciardo, allora. Ma che cara, voglio fare la strategia di Verstappen, anche se è molto difficile. Cedi la posizione. Siamo in regime di safety car, non sono consentiti. Vai, spingi, 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 spingi. Super! Oh! Super partenza! Buono! Ruota, ruota con il mio rivale! Zero! Staccatura su Vic! Staccatura su Vic! Staccatura su Vic! Ruota, ruota! Oh no, Mick, fai schifo al cazzo, dai Mick! Fai schifo al cavolo, dai! Era tutto bello! Non potevo però raga chiudermi l'interno in sto modo! Vale, mi dà come sorpasso il top! No raga, aspettate! Sinceramente, è un po' illecito come se basso quello, quindi sono anche bravo e flashback. Ma raga, ma allora ma tua madre, allora no, scherzo, 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 scusa. Porca zuzza, raga, che sorpasso. E raga, siamo decimi, decima posizione per noi. E ci abbiamo qua davanti Ocon. Mamma mia, cosa sta succedendo in Canada? Cosa sta succedendo qua in Canada? Cosa sta succedendo in Canada? Attenzione qua, Ocon, molto vicino, molto vicino. Dobbiamo fare una buona ripartenza. Va, 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 spingi, 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 spingi. L'importante è che non dobbiamo farcelo scappare, perché forse non possiamo agguantare addirittura, raga, una nona posizione. Possiamo addirittura... Credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso. Possiamo addirittura agguantare una nona posizione. No, cazzo, sono raga all'ultimo avvertimento. Ma io sono 5, non sono 3. Oh, Formula 1 Tarocca, Formula 1 Tarocca, dai. Vai, non dobbiamo farci scappare Ocon. Non dobbiamo farci scappare Ocon, perché quella nona posizione la voglio. Adesso sei nella top 10, continua così. Mamma mia, che gara pazzurda. Qua rischiamo anche di perdere l'attenzione. Raga, dai, non posso essere io, non posso non essere io il pilota del giorno, cioè. Guardate, raga, che cazzo era l'ho fatto.
Raga, non dobbiamo farci scappare con non adesso, dai. È molto più vicino rispetto a prima in realtà. Mamma mia, raga, la tensione alle stelle. Attenzione, Mick! Come ci voleva prendere? Pazzo! Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Attenzione qua! Vicinissimo con... Mamma mia, raga, che emozione pura! Emozione pura! Attenzione qua, no, mi sono perso un pochino, però va bene, dai. Mi siamo comunque attaccati. Attenzione qua. Siamo decisamente un po' più vicini adesso, però con in confronto a prima con questo rettilineo. Fatto male stavolta qua la curva. E qua Schumacher mi sa. No! Ma raga, ma ditemi, raga, che ha. Io, raga, sciocco, basito, sto zitto adesso. Non dico più. Oh, Schumacher, vaffanculo allora. Ti è. Non puoi. Ah, guarda, io mi metto qua, non può. Godo, è andato contro il muro, sto scemo di merda. Ma quadro! Mamma di. Ma no, raga. Tutti drogati su Formula 1, uno di drogati, altro che Formula 1. Ma allora. Ma! Ehi, rispondi, tutto bene? È stata una bella. Ma io, raga. Ma perché devi venire a rompermi le palle a me, Schumacher? Perché a me? Tra tutti i piloti di merda, me. Ah, ma che pollo quella curva di merda, non la riesco mai a fare. Ma no, raga, avevo due curve sul... Sì, avevo due curve, avevo due ruote, raga, qua sul cordolo, però, Che palle, ma sembra che la Formula 1 sia contro di me, ma dai, ma andate a quel paese, stronzi. Oh, Fittipaldi, grande. Ah, largo e niente, ci scappa con. Ci scappa con. Peccato, raga, potevamo guardare una posizione bellissima. Sarebbe stata top. Però questo punto allora me lo devo giocare per tutto. Mi gioco il tutto per tutto. Piuttosto butto anche fuori te, Schumacher! Faffanculo! E non si è rotto niente! Non si è rotto niente lui! Raga, ma è incredibile sta roba che io mi spacco in due la macchina e lui niente! È incredibile! È incredibile qua, devo andare a largo! Bandiera verde! Dietro per fotoni! Bandiera gialla! Cavoloso! Bandiera gialla! Wait! Safety! 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 Ragazzi, c'è un'altra safety car, è una roba incredibile! Un Alfa Tauri! Incredibile colpo di scena! Adesso Fittipaldi! Quanto sta? Chi lo sa? Quindicesimo, raga! Mamma, che gara incredibile! Chi era? Gasly per forza, scusa, era attaccato a Tsunoda. What, ma Charles Leclerc, raga? Ah, beh, è vero, si era girato prima.
Vai, continuiamo, 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 vai, 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 vai. Clamoroso colpo di scena, raga, però. Sei al limite, ma se fossi in te rientrerei a cambiare le gomme. Ma vaffanbagno. Vabbè, anche gli altri, guarda, adesso non sono andati i box. Ma se io vedo andare uno ai box non me ne frega, vado. Oppure raga, potrei addirittura non andare. Posso anche raga non andare volendo. Perché raga, al momento non è andato nessuno. Puoi dirigerla! Oh, con si gira! No, non può dire... Come ha fatto? No, come ha fatto? Come ha fatto? Vediamo. Ah, l'ha persa sul cordolo. No, una posizione per noi. Colpo di scena. Colpo di scena, raga. No, una posizione per noi. Colpo di scena! Colpo di scena! Raga, ma cosa sta succedendo? E Leclerc, e Gasly, e Ocon. E adesso Schumacher è il prossimo. Vaffanculo, vaffanculo! No! E lui non si è rotto niente, ma mi dite come cazzarola è possibile che lui non si rompe mai niente, raga? C'è una roba incredibile! Stavolta però qualcosa gliel'ho rotto, che cazzo, finalmente. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car. No, dai, ma vaffanculo, dai, che palle. Sì, raga, a sto punto. Ma posso salvarlo ancora? Sì, posso ancora salvarlo. Guarda, sarebbe stato meglio di noi, eh. Oh, no, raga. Cazzo. L'avevo fatto fuori, raga, l'avevo fatto fuori, ma perché l'ho avuto pietà di lui? Ti ho rotto l'alettone, godo! Deficiente! Oddio! No, c'ho Ricciardo, cazzarola! Ok, l'abbiamo, uno l'abbiamo levato dai in Ulyok e non si è neanche ritirato. Ho pushed, ho la coscienza a posto adesso. In realtà no, non ce l'ho ancora. Aiuto, madonna grandissima. Vai, riparti. No, raga, c'è il mio rivale Ricciardo, però finisco davanti a lui, quindi godo, Suca. Le squadre stanno montando le gomme intermedie sulle loro vetture. Forse è una buona idea. Davvero? Ma che cazzo dici? Ma Alex, ma oh, Appiro, cosa te sei bevuto in sti giorni? Raga, se rientrano io, raga, io resto fuori, non me ne frega niente, raga, io resto fuori, cosa mi so prima? Ma davvero rientrano i box? No, raga, non rientrano mai alla vita. Lewis Hamilton! Ci aspettano circa altri 10 minuti di pioggia, 10 minuti. È sta curva del cazzo, raga, Dio buono. Non la riesco a fare. Dai, mancano anche pochi giri, vai. Dietro Ricciardo, no, non puoi provare, non puoi provare la staccatona. Mamma mia! Con che voce l'ho detto? E te Ricciardo, ma vaffanculo! Non si è rotto niente, mi dite come cazzo è possibile che la gente non si rompa niente? Che dove va? Io mi sono raga rotto l'auto e qualcos'altro, ma voi avete già capito. Cioè, che palle! Oh, Gianluca, cazzo, dai, cazzo. Il distacco dal tuo compagno di squadra. Soliti idioti due. 6,3 secondi.
Super colpo di schiena, raga. Ocon che si gira, Leclerc anche, Gasly e Schumacher, che non sono assolutamente stato io, raga, no. Non sono assolutamente stato io, poverino, era decimo. Colpo di schiena. Non puoi! Non puoi, Ricciardo! Abbiamo carburante a sufficienza. Oh! Lotta con Alonso! Attenzione! Vai, lottate, lottate, lottate! Vi prego, raga! Lottate per me! Vai, ora fuga! Fuga! Ruota, ruota! Ruota, ruota! Vai, si scappa! Si scappa! Ricciardo Alonso, ruota, ruota! Ricciardo non ci sta! Ruota, ruota! Adesso, raga, finiscono male, io lo dico. Alonso non ci sta ancora, se lo riprende. Ruota, ruota! Ma attenzione, che c'è anche il suo compagno di squadra, Esteban Ocon! Che succede? Aiuto, 3 secondi già di distanza, ottimo. Arriva Tsunoda a caso, arriva lui, arriva Tsunoda, raga, casissimo. Adesso se li mangia tutti, guardate, adesso, raga, se li mangia tutti sicuro. Vai. Oh, bandiera verde. Ah, no, vuota, raga, madonna. Pensavo fosse la bandiera verde, invece la roba che c'è qua sulla pista. Mamma, raga, un infarto. Ho detto no, basta però adesso questa safety car. Qua la concentrazione è a livelli altissimi. Hamilton 1.20, come cacchio fa a fare 1.22 con ste ruote? Non corrono ste gomme, con ste ruote, raga. Inizia l'ultimo giro, raga. In nona posizione. In Canada, in un circuito in cui Andrew Power fa altamente. Oh! Mick Schumacher 1.21. 1.21, raga, beh, ci credo, hanno le nuove gomme. Aveva messo l'intermedio, credo, raga. Mick Schumacher, raga, un tempo veloce per la Asi, incredibile. Con capovolgimenti di scena. In Spagna avevamo del tutto perso le speranze. No, in realtà, ma niente, perché raga lì ci siamo ritirati e abbiamo perso le speranze. Ma in Spagna ritorna finalmente un buon risultato positivo. Anche in Azerbaijan. E adesso, dopo che Lewis Hamilton aveva vinto la gara in GG, dopo, ragazzi, che Leclerc si è girato, dopo la safety car, dopo Gasly, 6 secondi dalla vettura che ti precede, dopo lo spin di Esteban Ocon, siamo in una posizione. Finalmente! Grazie, raga, grazie, grazie. Pure pilota del giorno. Mamma mia, che gara incredibile, ragazzi, la migliore dopo Jeddah. Incredibile, poi la vittoria di Lewis Hamilton. Grande Fittipaldi. Mamma mia, ragazzi, sono troppo scatenato, sono un pazzo, lo so. E ragazzi, abbiamo superato anche l'Aston Martin. E raga, siamo a un punto dall'Alfa Tauri.
Ma dove? Ma dove scala la classifica Aston Martin lì? È addirittura scesa. Vabbè raga, che gara incredibile, e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao raga.